potete ben vedere alle mie spalle abbiamo ultimato la raccolta anche per l'anno 2018 del Brabus. Siamo partiti con una primavera decisamente piovosa che ha sicuramente ritardato le operazioni di semina. Ciò non significa che comunque con un andamento stagionale sufficientemente regolare come è stato, la campagna si protrae bene nella continuazione fino a un risultato finale che posso definire sicuramente estremamente positivo. L'estate è stata caratterizzata da una buona dose di pioggia ed un andamento sufficientemente regolare. Per poter avere un ottimo risultato è necessario avere comunque un'ottima genetica, ma andare ad applicare tutte quelle tecniche anche innovative, e questo significa una concimazione mirata che noi facciamo sia in maniera tradizionale sia in maniera di subirrigazione, ma anche tutte le operazioni culturali di carattere meccanico, la minima lavorazione, il precision farming, il monitorare ovviamente la situazione delle produzioni. Importante è anche fare però l'intervento che mantiene la qualità della granella nel periodo giusto, visto che uno dei problemi principali è la qualità della granella. È giusto sottolineare che oltre ad attenersi a un preciso protocollo che noi applichiamo e alle operazioni culturali e a una difesa della pianta, assume un'importanza notevole il periodo della raccolta. Quindi centrare bene il periodo della raccolta e soprattutto a un'umidità mediamente alta, intendo dire con una pianta ancora fisiologicamente sana. Quest'anno noi abbiamo raccolto un'umidità media del 27, quindi significa ancora un'umidità relativamente alta, ma importante per mantenere la qualità della granella, che è requisito fondamentale per una buona commercializzazione del prodotto. Posso dire che sicuramente rispetto al 2017 un'annata più regolare ha portato un aumento della produzione, e questo penso che siano i risultati.